DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Qui viene fuori la parte libanese sua, perché sapete che Mika, cantante inglese, in realtà è di origine libanese, che evidentemente ogni tanto si ricorda di parlare anche un'altra lingua. La canzone si chiama Grace Kelly ed è per inciso la mia preferita da sempre, da quando esiste la musica, dai tempi degli antichi romani, la lira, quelli lì, insomma, mi fa impazzire. Stanno arrivando molte testimonianze bizzarre. Da parte di ascoltatori che ci raccontano la perversione delle loro piccole cose, la gioia che trovano nel fare dei piccoli gesti quotidiani. Abbiamo due testimonianze telefoniche, però prima volevo salutare una ragazza che si chiama Carlotta, che giuro, non c'è dice, ciao ragazzi, stamattina stavo guardando il volantino delle visite pasquali della chiesa, no? Sì. E ho scoperto che quest'anno verrà a benedire casa mia niente po' di meno che Don Elvis. Non ci credo. Elvis! 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 Guarda che Elvis! Purtroppo Elvis ha fatto scontento il papà perché si è fatto prete. Voilà, mio marito era un comunista, non così, un comunista così, Linus! Devo dire che Elvis è un bel nome già per una persona, ma per un prete è meraviglioso. Eh sì, perché sicuramente è veramente un dissidente. Perché Elvis è figlio di Peppone, ma sì, ed è diventato Don Camillo. Bravissimo. Ma sicuro. Torniamo a noi. Salvatore da Roma, buongiorno. Buongiorno. Grazie per la pazienza. Ed è appunto la telefonata che prima abbiamo rinviato. Allora, Salvatore ha una perversione che riguarda i bastoncini Findus, giusto? Sì, guarda, ma però ti dico che non è solo la mia, perché io da quello che so. Ti sei informato? Sì, no, qua diciamo a Roma. Tutti. E io, mia sorella. A Roma, io e mia sorella a Roma. Ho capito, e tu e tua sorella, non è che a Roma. No, perché, guarda, io ho circa 34 anni. Circa. Sì. Però ho visto che anche i ragazzetti, la nuova generazione 20-25, anche loro hanno questa perversione io. Ma come fai a vedere se è una cosa che si consuma in casa? Insomma, Salvatore di Roma sostiene che tutta Roma, quindi amici di Roma, ascoltate bene, anche voi fate quello che ci sta per dire Salvatore. Vai, Salvatore. Allora, erano i bastoncini a tavola, dentro al piatto, era di dividere la parte fritta dalla parte del pesce, per poi questo tutto rigorosamente con le mani. Con le mani, okay. E cosa mangi prima? Prima il fritto o prima il pesce? La parte carina era questa, che se il fritto era fatto bene, veniva una pappetta che si univa tutta quanta, sempre con le quattro dita, pollice, indice, medio e anulare. Cioè tu mescoli tutto quanto insieme? Cioè No, una volta divisa, praticamente la parte fritta, fai la polpettina. Bravo. Fai una polpettina con le mani, tipo. Ma che schifo! Sì, un po' schifo. No. E tutta Roma lo fa. Un po' couscous arabo, tipo un po' col mondo lì. Bravo, un po' col mondo lì. Questo ovviamente all'inizio è nascosto dai genitori, perché insomma. Sì. Capisci che quindi, quando eri piccolo. Certo, quindi tu stai dicendo che tutta Roma è zozzona come te. No. Non voglio dire questo, però è una cosa che da bambini ci faceva praticamente. Era qualcosa che a tavola io non va mai fatto, uno deve stare certo. Come se girava il genitore, oppure il papà non c'era, uno deve... Tu non hai bambini, Salvatore, non ancora? No. Non ancora, quando ne avrai glielo farai fare? Penso di sì. Tale padre e tale figlio. Che ogni tanto... Ma sì, le piccole trasgressioni. Grazie Salvatore, un abbraccio. Ciao. E buona giornata. Daria da Pisa, 31 anni, oggi è in vacanza, mangia il risotto ai funghi con il cucchiaino da caffè per farlo durare di più. Dobbiamo ricoverare a voi proprio. Buongiorno Daria. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Quello che tieni più a lungo è il riso o i funghi? No, il riso. Il riso? Perché i funghi non ti piacciono? No, mi piacciono, però ce li taglio finemente e così poi mangio tutto insieme. Ci vuole circa una quarantina di minuti per mangiarlo. Senti come ride, è consapevole di essere matto, è la pazzia. Sì. Ma scusami, allora lo cucini tu innanzitutto? Sì, lo cucino io, però mi piace più quello che fa la mia mamma. Ok. Comunque è un piatto, diciamo che è un piatto forte, cioè il risotto ai funghi in casa d'aria di Pisa è è molto ambito. È ambito. Sì. Ogni quanto tempo lo mangiate? Una volta alla settimana. Una volta alla settimana. Cacchiarola. E quando lo mangiate, soltanto tu ci metti 40 minuti o tutta la famiglia? No, solo io, perché mangio solo quello e allora niente, me lo gusto proprio.
proprio piano piano. Pazza furiosa. Occhio e croce, Daria, quanti chicchi tiri su con una cucchiaiata? Oh, dai, non lo so. 6 o 7, 5. Sono matta, ma insomma, fino a quel punto raccontarli, no, eh. Comunque, la prossima volta che lo farai, pensa che tutta Italia sa che tu lo stai facendo. Esatto. Dai, sì! Pensa che immagine. C'è ancora il manicomio di Nozzano lì vicino? Nozzano? Mica no. Lì vicino, no, non c'è. No, vabbè. No, credo di no. Volterra, peccato. Forse. Volterra, ecco, Volterra c'è un ottimo manicomio. Un posto te lo tenevamo. Sì, sì, sicuramente. Ciao, Daria, una buona giornata. Ciao, 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 ciao. Ciao! DJ Chiama Italia. Si può fare in TV. DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia.